Un fiume circonda il centro cittadino, cingendolo con il suo dolce abbraccio. Un fiume che ha segnato le origini, la forma e il destino di questa città per molti secoli. Sulla sua ansa venne fondato il primo sacello, il primo nucleo di quello che sarà Sacile, città a porta del Friuli e giardino della Serenissima. Delle origini antiche della città non rimane nulla. Sacile subì infatti tra il IX e il X secolo le devastazioni ad opera degli Ungari, che portarono a una nuova, completa edificazione favorita dai patriarchi alla fine del primo millennio. Da quel momento la città si caratterizza per una forte impronta scenica data dalle due isole, che si distinsero anche nelle funzioni: la Platea Portus, luogo dei commerci e della sede giuridica, e la città, sede residenziale e religiosa. Sacile, città porticata, gotica e poi rinascimentale, entra nell'orbita dei domini della Repubblica di Venezia sin dal 1411. Il Cinquecento è il secolo che ci regala la città moderna, la Sacile ancora ben visibile nei tratti più salienti del suo centro storico, a partire dal Duomo. La facciata rimanda in maniera molto chiara all'architettura contemporanea di Venezia e in particolare agli edifici religiosi di Mauro Codussi. A Venezia rimanda anche il campanile, costruito nella seconda metà del Cinquecento, che ricorda tantissimo quello della chiesa di San Marco. Il Duomo ha una proporzione molto originale. La navata centrale è tre volte le navate laterali e la navata centrale presenta una copertura a capriate, mentre le navate laterali presentano una copertura a volte incrociate. Una testimonianza della prima decorazione della chiesa, risalente agli inizi del Cinquecento, è ancora visibile nella navata sinistra. Si tratta di una raffigurazione di San Pietro Martire, racchiuso in un altare appunto realizzato ad affresco, e questo primo partito decorativo si deve probabilmente alla mano di Giovanni Battista da Udine e Antonio Zago. Oltre all'affresco, un ricordo proprio del Rinascimento tardo è la pala che venne commissionata per ornare l'altare maggiore a Francesco Bassano. Raffigura il santo titolare della chiesa fra San Michele Arcangelo e San Giorgio, che è un'opera molto ben riuscita, testimone degli stilemi dei Bassano, ancora legata al clima manierista e con una tavolozza molto ricca. Un crocifisso orna l'altare, affiancato da San Girolamo e San Francesco. Quest'opera è stata per lungo tempo attribuita alla Bottega degli Onesti e quindi anche collocata in un periodo storico che è il Seicento. Del periodo settecentesco ci rimane una pala che ha avuto diverse attribuzioni tra Maggiotto e il giovane Gaspare Diziani. Propenderei per quest'ultimo artista e per una datazione intorno al 1716, quando si costruì l'altare della famiglia Fratta, dove ancora la pala è conservata. Questa pala è molto importante proprio per l'impianto compositivo che rimanda alla coeva produzione veneziana e per la ricca policromia. Il destino di Sacile fu legato a Venezia per circa quattro secoli, fino all'occupazione napoleonica. Con il Trattato di Campo Formio, che segna la fine della Serenissima, la città passerà sotto il dominio austriaco, ma conserverà sempre tutte le caratteristiche tipiche della città veneta. Una città che era cresciuta e si era sviluppata come città-porto. L'area dell'antica diocesi di Concordia, compresa tra il fiume Livenza e il fiume Tagliamento, è un'area in cui le città-porto hanno molta presenza anche nei toponimi: Porto Gruaro, Porto Bufolè, Portus Naonis, sono tutti luoghi che
stanno su fiumi, il Livenza, il Noncello, il Meduna. Sacile è la testa più a nord di questo sistema che fino alla fine del Settecento era un luogo navigabile. Il Livenza, fiume di risorgiva dalle acque cristalline, coesiste con la città e ne caratterizza in modo peculiare e suggestivo la sua estetica. Un piccolo oratorio, la Chiesa della Pietà, molto cara ai sacilesi, si affaccia direttamente sull'omonimo canale. Si tratta di una costruzione seicentesca a pianta centrale che conserva al suo interno una Vesperbild, un'opera risalente al 400. Una vergine che sorregge in grembo il Cristo morto. La peculiarità di questa scultura è che è realizzata con una pietra artificiale. Il nome è Gusstein, è diciamo una mescolanza di gesso, sabbia e acqua molto modellabile che permetteva di essere colato all'interno di uno stampo, un manufatto che nasceva policromo nel 400 e che invece ha perso il suo rivestimento pittorico e ora si presenta solo con il suo supporto a vista. Sacile è una città circondata dal fiume. Questo fatto ha innestato una serie di varianti di quello che possiamo chiamare l'impianto originario della città, che è l'impianto gotico, costituito da particelle molto lunghe e strette che vanno dalla strada o dalla piazza verso il fiume. I caratteri della città gotica cominciano a trasformarsi all'interno di una città che si rinnova e che diventa rinascimentale. Da un lato accorpa le proprietà e quindi il lotto gotico, che corrisponde ad una campata di solaio, viene accorpato in due lotti o meglio in tre e dà luogo a questa casa che si organizza in tutto il sistema urbano alla veneta, composta da una sala centrale e due campate laterali. Molto interessante è il Palazzo Carli, un edificio totalmente ripreso dalla tradizione veneziana. Il palazzo più famoso e imponente di Sacile, anche questo un edificio cinquecentesco, è però Palazzo Ragazzoni Flangini Biglia, un complesso importante che era parte del feudo di San Odorico, donato ai Ragazzoni dalla Serenissima a compenso di una serie di attività svolte a favore della dominante. C'è un corpo principale che ripete un po' la caratteristica delle case tripartite, ma che si lega poi un portico passante ed una sala in doppia altezza dove i Ragazzoni hanno illustrato attraverso affreschi della seconda metà del Cinquecento la loro storia, le loro avventure e il rapporto che avevano instaurato con l'Oriente a favore della città di Venezia. Questa è l'impresa pittorica più importante commissionata dai Ragazzoni nel corso del Cinquecento, proprio a celebrazione delle glorie familiari. Non certa è l'attribuzione degli affreschi a un solo pittore, ma in linea generale possiamo dire che si tratta di uno o più artisti che risentono in maniera determinante del linguaggio di Paolo Veronese. Una parte degli studiosi danno l'autografia a Francesco Montemezzano. Dobbiamo osservare in tutte le scene che l'artista si sofferma nella resa dei particolari degli abiti. C'è sempre un'attenzione ai ritratti, un ricordo del manierismo che noi possiamo osservare in alcuni particolari come le mani molto allungate, certe posizioni dei personaggi in contrapposto. Caratteristica che mi piace ricordare di questi affreschi è che compare sempre, un ricordo della città di Sacile. Anzi, direi che spesse volte è proprio il Palazzo Ragazzoni che viene raffigurato. Non si deve coprire la materia originale.
Il restauro di questi comparti affrescati è iniziato nel 2012. Si tratta di una data di arrivo di studi preliminari già intrapresi nel 1994. È stato necessario pensare innanzitutto a problemi di consolidamento e quindi a problemi di ripristinare la fisicità e la staticità del materiale pittorico. A questo ovviamente sono succedute le operazioni di pulitura per arrivare poi a impostare una nuova lettura estetica con materiali reversibili quali l'acquerello, ma soprattutto con una tecnica differenziata, non la materia stesa a pieno, ma la materia stesa a tratteggio, per rendere riconoscibile quello che è il nostro intervento rispetto a quello che è la materia originale. Palazzo Ragazzoni, pur trovandosi fuori dalla zona un tempo delimitata dalle mura cittadine, poi completamente demolite, è a pochi passi dalla grande piazza principale, la piazza su cui si affaccia la loggia comunale. Un edificio totalmente costruito nel Cinquecento, costruito su una loggia più antica, perché i documenti parlano della loggia comunale e del sovrastante spazio utilizzato per le assemblee già dalla fine del 1200, con un colonnato classico e con un'aula superiore che fino al 700 è stata destinata a teatro. Questo per, come dire, sottolineare l'importanza pubblica che aveva questo luogo, non solamente come luogo delle assemblee per il governo della città, ma anche come luogo per il divertimento e per le manifestazioni che durante l'anno coinvolgevano tutta la città. Originariamente la piazza era chiusa da due porte, una porta verso occidente, verso Conegliano, della quale non abbiamo alcun ricordo, e una ad oriente, la porta dei Mori. La porta che chiudeva la piazza verso oriente era appunto chiamata Torre dei Mori perché aveva questa particolarità di avere un orologio che segnava le ore legato alla presenza di una campana e di due mori che la battevano ogni ora. Il Sanudo, quando arriva nel 1483, dice che questa torre e questo orologio assomigliava a quello di San Zuane in Venezia, la piccola chiesa che si trova nel mercato di Rialto. Durante la Prima Guerra Mondiale, quando Sacile fu occupata dalle truppe austro-ungariche, i Mori furono bruciati e la campana fu usata per fare proiettili. Nel 1928, nuovi Mori cominciarono a battere le ore, quelli realizzati dallo scultore Giuseppe Scalambrin e ricordati da Pierpaolo Pasolini, che da bambino visse a Sacile, in una sua poesia. Mia madre, quasi giovanetta, china sopra il livenza, raccoglie la primula, eretta, estranea. I mori dalla torre rintoccano nell'aria tutta pura, l'aria meridiana, e il fresco peso della mia camiciola di fanciullo, la nube indefinita nell'azzurro, l'odore, come un urlo silenzioso, dei campi impubi. Alla torre, con i suoi nuovi mori, restavano tuttavia poco più di 10 anni di vita. Il 18 ottobre 1936, una fortissima scossa di terremoto la danneggiò seriamente, tanto che fu abbattuta fino al livello inferiore del quadrante dell'orologio e poi completamente demolita nel 1939. L'immagine attuale della piazza è dunque molto diversa da quella del passato, che possiamo ammirare in alcune foto storiche. Foto che testimoniano come la piazza sia stata per secoli anche il fulcro di un'importantissima mostra a mercato europea di uccelli da canto, la Sagra degli Osei, durante la quale si esibiscono anche i chioccolatori e i mori vengono esposti al pubblico. Una sagra le cui radici risalgono al medievale mercato degli animali di San Lorenzo, che ha più di 700 anni di storia,
celebrata anche da una tavola di Achille Beltrame nella Domenica del Corriere del 1908. Pur seguendo il solco della tradizione, oggi la sagra si sta evolvendo in una festa della natura e dell'ambiente ed è inserita in un contesto più ampio, fatto anche di eventi, mostre, concerti. Come sempre è accaduto, antico e moderno continueranno ad incontrarsi, vicende della storia ad intrecciarsi. Come quando nel 1797 il Duomo fu temporaneamente trasformato in fienile dalle truppe napoleoniche, o invece, dopo la Seconda Guerra Mondiale, affrescato con colori sgargianti da Pino Casarini. Un artista attivo a partire dagli anni 20, non solo in Friuli ma anche in Veneto e in Trentino, che ha una caratteristica nei cicli decorativi. E questa caratteristica è di realizzare grandi partiture ad affresco, quasi come una riscoperta novecentesca di questa tecnica. Sacile, più volte ricostruita dopo aver sopportato guerre e terremoti, non ha mai perso il suo fascino di città fluviale, protetta dallo sguardo del suo angelo che svetta dall'alto del campanile.